Allora, in realtà avevamo già fatto questo, la quadrivelocità, no? Se volete vi faccio un breve riepilogo. Ricordatevi che dovete prendere il differenziale del quadrilatero vettore e dividerlo per il differenziale della separazione di eventi, no? Quella lì è la quadrivelocità. E quindi avete delle grandezze senza dimensione. Sì, la cosa che la volta scorsa stavamo facendo vi ho scritto quel passaggio lì che Oreste aveva detto. Sai, quando dicevo si trova derivando la 6, ricordate che io, cioè, passavo, questa è la 6, no? Il prodotto della quadrivelocità controvariante e covariante da 1, dal numero 1, no? E passavamo subito qua. Questa c'è da uno, vogliamo fare la dimostrazione o si deve capire? Sì, no, No, è dimostrato. è no, dico Allora, per indicare. no, è semplice, guarda qui. Siccome il quadrato, cioè, siccome il prodotto scalare del quadrilatero vettore è differenziale dal ds quadro, qui ci sono due ds, no? Usali tutte e due per dividere. Beh, c'è più vicino. Adesso l'hanno aggiustato. Sì, però Sì, tende a riprendere le vecchie abitudini. Borla giù, Borla e Borla sgamo. Ah sì, l'avevi fatto vedere Sì, l'altra volta. e quindi usando i due DS, ogni DS che divide il differenziale mi dà la relativa quadrivelocità, no? Controvariante e covariante. Però se divido per DS quadro, DS quadro su se stesso dà 1. Quindi è strutturalmente che dà proprio uno. Ora, Ciao, ciao Gilberto. posso lasciare aperto? Sì, tanto fa caldo, no? Eh no, quindi. Da qui passavamo subito direttamente a vedere che il prodotto della quadrivelocità per la quadriaccelerazione era 0. E siccome Oreste aveva detto, ma vediamolo com'è, vi ho scritto la cosa, i passaggi. Sì. Allora, dobbiamo differenziare la 6. La 6 è questa qui tra parentesi tonde, cioè che il prodotto Ciao, prodotto scalare, diciamo, della quadri in pratica la quadrivelocità, chiamiamola norma, a norma 1. Questo vuol dire, no? Che il prodotto scalare Wi controvariante per Wi covariante da 1, abbiamo appena visto prima, no? Quindi se facciamo la derivata rispetto a S di questo prodotto, ecco, l'abbiamo indicato qua, ma la derivata rispetto a S di 1 è 0 perché 1 è una costante rispetto a S, quindi va a 0. Allora, questa derivata, applicando la regola di Leibniz, diventa derivata del controvariante, per il covariante non toccato, più il controvariante per la derivata del covariante, no? Questa è la regola solita della derivazione. E tutto questo fa 0. Io sempre ripeto questo di qua, no? Quindi se non volete perdere il filo ce l'abbiamo tutto qua. Ora prendiamo il covariante, lo mettiamo davanti, Wi moltiplica dWi alto diviso dS più Wi alto per dWi basso diviso dS. In tutti questi blocchi sono i commutativi. E sono numeri, a livello di componente sì, sono numeri, quindi non hanno strutture particolari, quindi sì. Sono numeri. Eh Ui è un numero, sì, perché un numero. se gli dai il valore alla i, ottieni un numero che è la componente. Questo a quel livello lì. Infatti fra un po' passo alle componenti. Però pensate anche che, vabbè, sì, sono commutativi in questo senso qui. Però in certi casi succedono delle cose che non sono commutative, però. No, questo è commutativo. Ora, dobbiamo esplicitare questo secondo addendo, questo che vi illumino, cioè quello che ha la i alta per la dWi bassa fratto dS, no? Eccolo qua. Come lo esplicitiamo? Qui c'è la regola che i e i stanno sommando sulla i. Quindi questa scrittura qui è una sommatoria, la solita convenzione di Einstein, no? E allora questa sommatoria dice: prendi la i e falla diventare 0 e la fai diventare 0 su tutte e due, più la i che scatta diventa 1,
più la i cascata diventa 2, più la i cascata diventa 3. Questo ve l'ho fatto vedere per fare i passaggi del calcolo vero e proprio. Adesso il passaggio semplice è questo. Quando abbiamo questa scrittura, che è quella che abbiamo appena ottenuto, questa è uguale a che cosa? Qui, se adesso, che differenza c'è tra qui e qui? Ho abbassato gli indici e li ho alzati, cioè U0 all'indice in alto l'ho abbassato. Devo cambiare segno? No, perché questa è la parte, è la componente temporale, lo 0 indica. Qui l'indice in basso l'ho alzato, devo cambiare segno? No, perché siamo sempre nella parte. Quindi questa roba qui non cambia segno. Invece qui U1, se gli abbasso l'1, gli devo mettere davanti il meno, d'accordo? E U1, se alzo l'1, gli devo mettere davanti il meno. E così per tutte le altre, no? Poi, appena abbiamo di fronte il differenziale di meno U1, è chiaro che il differenziale è lineare, quindi diventa meno il differenziale di U1. Quindi questo meno emerge, si scontra con questo e diventerà più. E quindi, vedete, avendo abbassato tutti gli indici, qui, cioè tutti gli indici abbassati, però è tutta una somma. Essendo tutta una somma, di nuovo la convenzione, posso usare l'indice i che mi prende tutti i valori e quindi qui ho la sommatoria. Per Allora, vedere a cosa siamo partiti cioè, era l'altra forma di questa qui. calcolo. Eravamo partiti con il moltiplicatore che era in forma controvariante e il differenziale che era in forma covariante e siamo arrivati al moltiplicatore che è in forma covariante e il differenziale che è in forma controvariante. Quindi si scambiano tra di loro con tranquillità. Ci siete? Era quello che l'altra volta non avevo messo esplicito. Allora, riprendendo, avevamo questa scrittura, ma allora qui al posto di questo abbiamo visto che ci possiamo mettere quelle, quindi qui abbiamo lo stesso oggetto, quindi lo stesso oggetto mi porta avanti un 2. E quindi abbiamo un prodotto per 2, no? Che è uguale a 0. Allora il 2 non c'entra e il prodotto è uguale a 0. Ma il prodotto che cosa è fatto? Da UI covariante per DUI controvariante diviso DS. Ma DUI controvariante è la W controvariante. E quindi abbiamo proprio la quadrivelocità covariante moltiplicato la quadriaccelerazione controvariante da 0. No, quando è che abbiamo fatto l'accelerazione? Adesso l'abbiamo fatto. È qui che. L'accelerazione era Qui, guarda, l'accelerazione è questa. Se tu pigli la quadrivelocità, la dividi per la DS, hai ancora la quadriaccelerazione. Se torni indietro di un livello, devi fare la derivata seconda, perché se torni indietro dalla UI devi passare al quadriraggio vettore. Siccome già UI è la derivata prima del quadriraggio vettore diviso DS, e quindi c'hai di quadro su DS quadro. Quindi questa è la definizione di quadriaccelerazione, variabile, non costante. E allora c'è una cosa interessante. Ogni quadrivelocità è ortogonale alla sua quadriaccelerazione. Questa è la cosa interessante. Sì, come curve. Come nelle curve? Sì, stai pensando a Binet. Come nel moto curvilineo Sì, sì, generale. sì, sì, sì. Perché lì c'hai la t che è il versore tangente moltiplicato la n che è la La normale e normale. poi c'è la binormale, La binormale che non mi fa. che è il prodotto vettoriale di t per n, cioè Sì, la sì, terna. sì, sì. T è la derivata lungo la curva, quindi tangente, La secondo il normale. parametro naturale. N è la normale. Ecco, ma questo è il punto. È l'accelerazione normale. L'accelerazione è normale alla quadrivelocità. La Sì, no, ho quadri... capito, ma se tu hai il moto proprio della Luna, voglio dire, un moto, la velocità, diciamo, è costante, tra virgolette. E l'unica accelerazione è centripeta ed è normale la velocità tangenziale, giusto? Sì, ma quello è un caso, diciamo, proprio fenomenologico che non è questo, perché qui la I... Lo ricordo in maniera grave, diciamo. No, è un altro concetto questo. Quella è Allora, una somma, tutto lì c'è una. è un altro concetto, vediamo se lo posso spiegare così. Quando abbiamo le velocità a livello tridimensionale e poi guardiamo le accelerazioni, il prodotto tra velocità e accelerazione può essere qualunque direzione, nella situazione tridimensionale, quindi newtoniana. Invece, in relatività, sempre le quadrivelocità sono ortogonali alle quadriaccelerazioni, ed è una caratteristica fondamentale. No, chiaro, cercavo di Solo trovare che un'analogia, ecco, tutto. non c'è Non un'analogia, c'è un'analogia. no, perché la quadrivelocità è un quadritensore, è un quadrivettore, quindi ci sono le quattro componenti, no? Temporale, spaziale. Comunque, tutta quella dimostrazione lì,
Questa cosa dipende direttamente dalla meta, scende direttamente dalla meta. Allora, qui, sì, allora, qui in realtà il tensore metrico non l'ho messo in evidenza, però quando metto questi meno di alzare e abbassare gli indici, sei tu? In realtà quell'alzare e abbassare gli indici è esplicita la metrica, però questa metrica è la metrica di Minkowski, è Minkowski che è una metrica piatta. Quando la metrica non è piatta... No, niente. Quando rimane, la metrica, rimane no, quando la metrica non è piatta, non è che l'effetto è un cambio di segno, ha un altro effetto. Quindi non è quella dimostrazione che non la può più tenere, quindi non è più quel prodotto lì. Non anticipiamo, no, non possiamo farla così. No. Sì, no, perché vuol dire, allora, il concetto che bisogna capire bene e che purtroppo non viene insegnato è che da una cosa piatta non puoi andare a una cosa curva, da una cosa curva invece puoi andare a una piatta. E quindi noi siamo in una situazione piatta. Piatti, lo possiamo dire se sarà uguale a zero, di avere un tensore medio che non sia quello di Minkowski. Minkowski, scusa perché... E poi noi l'abbiamo chiamato qui tensore metrico. Fatto che sono ortogonali, c'è il loro prodotto da zero. Il loro prodotto interno scalare da zero, abbiamo appena visto. Sì, sì. Questo qui è un prodotto scalare. Quando fai la sommatoria sull'indice I basso e l'indice I alto, quello è un prodotto scalare. E io chiamo prodotto di piegatura. Ma a da venire baffone, eh? Adattamente, lo mette lì ogni tanto, sì, allora. Sperando che nessuno... No, sperando invece... Logo, no. Ma che col tempo allora. Ci sia abituato a questa cosa. Allora, riandiamo a vedere questo problema oppure no? Sì. Scusa, stiamo un attimo. Ma no, ma sempre sullo stesso argomento. Sì, lo so. Certo. Certo. D'accordo, d'accordo. Quindi in pratica mi stai dicendo che il prodotto della velocità... No, della quadri... Della parte temporale... che è la parte temporale della quadri velocità per la parte temporale dell'accelerazione non è nullo, è uguale, non è nullo, è uguale alla fraternita. Non è così facile perché stai già ammettendo i segni. E che ne sappiamo dei segni? Noi quando abbiamo U0, V0, U1, V1, no, dobbiamo mettere il più e dobbiamo vedere V1 che segno ha. Sì, puoi dirlo formalmente, U0, W0 è uguale alla sommatoria della parte spaziale, col meno, però è un fatto formale che se vuoi non ti dà informazione fisica per adesso, perché devi sapere cos'è l'accelerazione nel concreto. Infatti, visto qui come giriamo. Dai, andiamo, andiamo. Un attimo che gli rispondo. Allora. Ottimo. Adesso... Come la chiamiamo questa seduta? Come la devo chiamare senza sbuffare? Seduta di Minkowski. Adesso però stiamo discutendo di relatività e domani guarderò il tuo codice. Ecco. Va bene? È arrivato. Il tuo codice non fai più mettere la faccia. Eh? Quando fai quei punti lì mette la faccia. All'inizio erano così. Quindi poi mi trovo quei punti lì, dice, ma cosa significa quella? Devi guardarlo. Allora, la faccia è verticale, no? Ma i due punti, mattina, se lo giri di 90 gradi è la faccia. All'origine era nato così l'emoticon. Lui lo trasforma un po' in faccia. È perché il software adesso è sofisticato, ma quando lavoravi a livello testuale non potevi fare niente i disegnini, no? Il codice intendo il codice di programma, perché lui ha un integrale da fare che non gli viene, allora stiamo discutendo di questo programma. Allora, bene, quindi questo è a posto? Affrontiamo questo problema che è interessante, cioè il moto uniformemente accelerato. L'abbiamo fatto la volta scorsa, però secondo me è ripetita iuvant, no? Mediti. Perché tante cose che abbiamo fatto la volta scorsa si sono un po'... E poi, come dice lui, ho messo un po' di olio. Allora, determinare un movimento relativistico uniformemente accelerato, ovvero un movimento rettilineo, durante il quale l'accelerazione V doppio, vedete che non ci sono indici, no? Quindi è proprio soltanto un numero, è costante nel riferimento proprio ad ogni istante. Allora, vediamo un po', però non so se ha chiarito quello che ho fatto. Ma la frase dove l'ho No, sentite, questo testo, questo qui è un problema che Landau mette nel suo testo. Io non capisco il testo.
Allora. Tu dire durante l'accelerazione, cos'è il riferimento corpo? Cos'è il riferimento corpo? Allora, l'ha detto prima, però lo chiariamo adesso. Quando noi abbiamo due sistemi di riferimento, uno inerziale e l'altro anche, però ovviamente se sono due hanno stati di moto diversi, no? Quindi quello in cui siamo noi, e noi siamo rispetto al nostro sistema di riferimento non in moto, lo chiamiamo proprio perché è il nostro. Quindi il riferimento proprio è quello in cui, vedete? No, in questo caso. Il sistema è K. Sì, è quello in commovimento. Ah no, l'altra volta avevamo fatto un bel casino sul commovimento, qua invece mi stai dicendo che proprio vuol dire K, il sistema dove siamo seduti noi. Sì. Certo. Allora, consideriamo tre riferimenti inerziali, K, K' e K immobile, IM, che quello lì sarebbe quello in commovimento, no? Però lo so, non sono riuscito a chiarirvi bene cosa sto... Quindi sulla... No, adesso non ne parliamo, se emerge lo dico. Neri, aspetta, ho capito la domanda, ce l'ho presente. Nel riferimento in cui la velocità relativa della particella è V uguale 0, riferimento? Avrò sbagliato? Riferimento K. Secondo me quello è il riferimento K. Non lo so, io sto imparando. Quello dice Lischitz, non lo andavo. E no, non ne parla perché lo lascia sottinteso. Quindi stiamo lavorando noi. Allora, capito? Non lo so, V0 sarebbe il Km. No, aspetta. No. È il riferimento che io chiamo... Allora, questa velocità relativa della particella è chiaramente... Allora, tu hai un sistema inerziale, poi c'è questa particella che si sta muovendo. Ecco, se ti metti in un sistema in cui quella particella ha velocità zero... Il sistema è causa, quello legato... Però in quell'istante, è come dire in quell'istante. E allora quello lì è K. È IM. No, K. E IM cosa sarebbe? K IM è la ripetizione di questo per ogni istante. Ah, ma io credo che K IM... Perché una volta che abbiamo il K, quello ce lo teniamo lì come riferimento. Abbiamo trovato il K, capito? Quindi in K non c'è l'accelerazione. No, c'è l'accelerazione della particella, però in quell'istante la velocità è nulla. Diciamo così, la particella supponi che venga accelerata da ferma. Nel sistema in cui lei è ferma è K, poi viene accelerata, capito? Quindi K primo che cos'è? È l'altro sistema inerziale che sta guardando cosa succede. È l'unico, diciamo, che noi capiamo. Sì, è l'altro che guarda. È quello che guarda. E invece K è sulla particella che si muove. Non è sulla particella in tutti gli istanti. Sì, è una... Allora, come ho detto l'altro giorno, però è importante. Sì, K che... è una fuga, no, come si dice, una famiglia. K-IM, non K. Cioè, quando abbiamo individuato K, quello rimane sempre lui, perché a quel punto... Viaggia con la palla. No, perché la pallina, la particella, una volta che è partita con la sua velocità diversa da zero, avrà una velocità diversa da zero. Quindi cambia il sistema di riferimento, non è più il K. No. Allora, io intendo dire così. La particella, la supponiamo ferma per un attimo? Mm-hmm. Bene, allora abbiamo K, dove c'è la particella ferma. K' un altro osservatore con uno stato di moto suo che cavolo è, poi la particella accelera ed ecco quindi questa accelerazione che esiste in K, questa W. Va bene, allora. A questo punto poi per ragionarci abbiamo bisogno di un sistema che segua la particella. Torniamo un attimo indietro, quindi diciamo che K è il sistema di riferimento inerziale, che ha la velocità della particella A rispetto a K' in un certo stato. Beh, da qualche parte dobbiamo ancorare, quindi è un sistema di riferimento inerziale in cui la particella appare andare essere ferma. Non vorrei aver sbagliato adesso a chiamare quel riferimento lì K, perché nel riferimento in cui la velocità relativa della particella è V0, le componenti dell'accelerazione sono quelle, io ho detto, quello lì deve essere K. Adesso vi torna buono oppure sto sbagliando io? Io mi dichiaro che posso aver sbagliato. Allora, c'è sempre il vettore W, il vettore che è il sistema, K. Devo avere un sistema in cui vedo questo WI, no? Certo. E questo è il sistema K, secondo me. È il sistema K. Ora, in quel sistema c'è l'accelerazione perché la particella è ferma e parte, no? W è l'accelerazione tridimensionale, le componenti della quadriaccelerazione sono uguali a W uguale 0, parte temporale, W diviso C quadro, parte spaziale X, 0, parte spaziale... Oh, ma è chiaro?
Non so, cioè, almeno io ho capito che K. Però lì è cotto, non parla, beve. Punto. Ma di un po', è vodka o acqua? Vodka. Ah. Cioè K è il punto iniziale, cioè il riferimento all'inizio. Beh, non mi dire punto perché è un sistema di riferimento. Diciamo riferimento all'inizio della nostra, da quando tu hai detto che dopo di questo la particella c'è la cellula. No, in realtà io ho una cosa che mi lascia perplesso. Prego, prego. Allora, K è il sistema di riferimento iniziale, poi c'è una inerziale. Poi c'è un altro che è K primo, che è il sistema di riferimento dove la particella viene accelerata. No, la particella viene accelerata in K. Ah, ok, viene accelerata in K. Ok, perfetto. Cioè è lì che noi vediamo che ha un'accelerazione. Ok, perché un altro osservatore, quindi perché noi dobbiamo trasformare le grandezze da un sistema ad un altro, quindi da K a K' e da K' a K. Tu parlavi di tre sistemi di riferimento. Il terzo, adesso sospendetelo, però vedrete terzo, che dobbiamo... È dobbiamo... interessante invece. No, infatti fra un po', tanto ritorna. Solo che adesso, infatti ho detto, consideriamo tre riferimenti inerziali, K, K', K, IM, l'immobile. E adesso cerchiamo di capire cos'è. Ho capito, K primo invece? Un altro sistema di riferimento. Che? Inerziale. E non l'hai definito? Ma sempre, allora, ogni volta che leggi le trasformazioni di Einstein-Lorentz, vanno da K a K primo, da K primo a K. Quelle sono le trasformazioni. Quindi sono i due riferimenti di interesse per capire cosa fanno le trasformazioni. Adesso noi dobbiamo vedere che succede all'accelerazione. Quindi K primo è come vede l'accelerazione della particella in K. Ci siete? Okay. K primo è quello che vedrà l'accelerazione che esiste sulla particella. Perché ricordiamoci una cosa importante, io non la uso questa terminologia perché non mi piace, ma l'accelerazione è assoluta, non è relativa, secondo certe visioni che... Cioè ogni sistema di riferimento è d'accordo che quella lì c'ha l'accelerazione, capite? Sì, questa è una novità pesante. No, non è pesante. No, è la maggiore sensazione anche la causa effetto, se no se ne va a fare un riferimento inerziale. Sì. Non ho capito. Sì, ma i riferimenti inerziali. No, è sempre, i sistemi di riferimento sono sempre inerziali, eh? Se non fosse così, cioè non tutti fossero d'accordo che una particella in un riferimento inerziale sta accelerando, certo. Tu perderesti la conseguenza a causa effetto. Sì, d'accordo, ma la sottigliezza qui sulla quale non sono d'accordo non è questa. Su questa sono d'accordo, ma basta dire che è invariante e l'accelerazione continua ad essere relativa, no? Invece la dichiarano assoluta, è questo che a me non piace. Sì, ogni volta intervengo lì, ma che è invariante. Vabbè, però ci sono alcuni, c'è un filone che invariante vuol dire, è un modo per dire che è assoluta. Invariante uguale assoluta. Non cambia. L'accelerazione è invariante, l'invariante è certo, rispetto no, alle trasformazioni, rispetto alle trasformazioni di Einstein. Allora, da voi la trasformata di Einstein la porta è il caro chiaro in cui noi possiamo guardare i sistemi di riferimento inerziali, l'unico modo in cui si possono vedere. Cioè, sì, in cui possiamo mettere in relazione due sistemi inerziali in cui nell'altro ovviamente non possiamo partecipare, perché o siamo in uno o siamo nell'altro. Come stato di moto nostro, sì, di osservatore. Puoi vedere cosa succede in un sistema infinito. Sì, questo è una cosa. Hai alzato il dito? No, stavo pensando. Sarà dimostrare la loro interno perché hai la seconda derivata spaziale sulla seconda derivata temporale, la seconda differenziale temporale. E questo è indipendente, è dipendente da voi. Vabbè, bisogna dimostrarlo, ma è ragionevole che lo sia. Che cosa è ragionevole? Non ho capito cosa stai dicendo. Come fare a dimostrare che è invariante, come è un DS quadro su D, è un D, questo qua è, non è un DS quadro. È un DX quadro. Cioè. Perché quadro? Perché quadro? Perché la seconda non puoi fare fratto di T. Di accelerazione. Allora devi dire D quadro XI. D quadro XI, ma su DS quadro.
cioè non di T quadro, perché se dici T stai pensando al tempo e il tempo non va bene, devi prendere l'S, diciamo. Devo prendere l'S e quindi si può dimostrare che è invariante. Va bene, ci proverò. Sì. Io non ero riuscito neanche a dimostrare che l'azione fosse invariante relativisticamente. Mi hai permesso di farmelo vedere, ma è il numero 6. Ah, tu l'hai visto? Se tu ci sei andato, hai visto che ci sono tutti i vari notebook? No, tu li hai visti? E tu non ti sei. Ma perché non ti registri lì? Allora, io ho il tempo che ho, quindi ogni tanto vado e faccio. Adesso mi dici chi c'è, adesso. Vabbè, allora. Comunque ho trovato la dimostrazione del teorema generale, fatta carina. Adesso. Di quale del teorema generale? Del teorema di Pitagora. Ah, quella sì. Quello volevo trovare qualcuno che mi faccia un'animazione. Stai guardando me? No, tu non ne capisci niente, sto guardando. Così. Ah. Ma scusa, sei venuto anche allo spettacolo? Tu puoi farla? L'ho fatta io quelle animazioni che c'erano lì. Con geometricamente, con i triangoli certo. Che si muovono. Certo. Lo facciamo assieme, eh? Io ho la dimostrazione pulita del teorema di Pitagora generalizzata, che è la base di questo. Vabbè. Tu lo vuoi fare? Tu non vuoi mai parlare via Skype, scusa. No. Ma scusa, io non posso venire. Ma siamo qua. Ma no, quando siamo qua non possiamo occupare il tempo a far quella roba. Sì, vabbè, io ho il tempo di fare questo, forse via Skype, via ma io tutte le mattine abbastanza. Io le mattine libera. Non posso. Libere. Ah. E quindi mi metto, sono al computer, se uno mi chiama via Skype, sono lì che rispondo. Vabbè. W è la. Vabbè. W è l'accelerazione tridimensionale fenomenologica. Cioè, quando dico fenomenologica vuol dire quella che noi sperimentiamo, no? Quella che noi, alla quale siamo abituati, no? Mi piace sta parola. Cosa vuoi fare? Cioè, se non ho capito male, allora se io sono su questa, diciamo, su questo piano, allora, vi faccio l'esempio. Il capostazione è quello che sta in stazione, quindi è il sistema K'. Il capotreno è quello che sta sul treno ed è K. Ora supponiamo che lui abbia una palla in mano e la tiri a qualcuno, chiaro? Il sistema in cui la particella ha velocità v uguale 0 è quando il capotreno ha la palla in mano e ancora non l'ha lanciata, quello è K, ci siete? Poi la lancia, allora riceve l'accelerazione W, che la possiamo chiamare W o A come la chiamavamo quando eravamo newtoniani, la pallina comincia a partire nel sistema K. Ci siamo? Adesso, K immobile cos'è? È un sistema inerziale che non è né K', il capostazione, né K, il capotreno, ma lo mettiamo noi sulla pallina, in modo tale che nell'istante in cui l'abbiamo messo questo sistema K immobile, siccome ha la stessa velocità della pallina, quale velocità? Quella che ha in K. Dopo un secondo dopo, dopo un decimo secondo. No, ma lascia per. Lascia. Come si facile di ristartare. Esatto. Quindi non accelera sempre ogni tanto. No, la pallina accelera in K, però nel momento in cui, data quell'accelerazione a una certa velocità, mi metto con un sistema inerziale con quella velocità. Allora, quel sistema, come vede la velocità della pallina? Zero. Poi è chiaro che la pallina, dopo un istante, va avanti. Allora ce ne metto un altro, tac, 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 capito? E quindi il K immobile è in co-movimento con la pallina. Co-movimento. Quale metà dello spazio? Non so prendere il zero, ah, non avevo capito. No, intanto il target della pallina non l'abbiamo detto, quindi. Ma il sistema K vede l'accelerazione della pallina. Certo, infatti è W. W. Adesso però la domanda che ci stiamo ponendo è questa. K, cioè il capotreno, misura W, l'accelerazione della pallina. Cosa misura il capostazione? Chiaro adesso? Va bene così? Adesso forse l'abbiamo chiarita. Allora, W è l'accelerazione tridimensionale fenomenologica diretta secondo l'asse delle X. La condizione relativistica invariante di accelerazione uniforme. Perché scusa l'asse X quando essere. Ma mettila nella direzione che vuoi, scegliamo l'asse X. Posto. No, scegliamo l'asse X in modo da farci le cose facili, no? Di solito l'asse X è l'asse di fronte a cui noi guardiamo. Poi l'asse Y è l'asse laterale, l'asse Z è quello che esce dalla nostra testa, più o meno. Poi è chiaro che se noi ci muoviamo cambia, no? Però nell'istante in cui partono le cose, io sto guardando in una direzione, quella è la direzione X, perché una direzione la devi guardare, no? Quindi non c'è niente di strano che sia l'asse X, è perché chiamiamo X quella direzione lì.
Allora, W è l'accelerazione tridimensionale fenomenologica diretta secondo l'asse delle x. La condizione relativistica invariante di accelerazione uniforme deve risiedere nella costanza di un quadri scalare. Vedete che c'è la parola quadri scalare. Perché c'è la parola quadri scalare? La sapete interpretare oppure no? Perché non diciamo soltanto scalare? Perché quello scalare è frutto di un prodotto scalare, di un prodotto interno, di un quadri vettore, di due quadri vettore. Quindi il risultato del prodotto di un quadri vettore è un quadri scalare, chiaro? Deve risiedere nella costanza di un quadri scalare coincidente con W quadro nel riferimento proprio. Riferimento K. Vedete che è K quadro, perché? Perché è il risultato di un prodotto scalare, quindi in genere quando moltiplichi due cose, se sono uguali, viene il quadrato. Ora, nel riferimento proprio, ed ecco quindi che sto dicendo riferimento K. Allora, ecco che viene fuori. WI, controvariante. Questo qui è la quadri accelerazione, in K. WI, covariante. Questa è la stessa quadri accelerazione, in K, nelle due forme, controvariante, covariante. Il loro prodotto deve essere costante. E questa costante la poniamo uguale a meno W doppio quadro fratto C alla quarta. Questo W doppio è l'accelerazione, quel C alla quarta è per esigenze sceniche. Il meno contrattura. No, quel meno, il meno è legato alla segnatura dello spazio, dello spazio-tempo, quindi alla segnatura della metrica di Minkowski. La metrica di Minkowski è meno 2 come segnatura. Perché che cos'è la segnatura? È la somma di tutti i termini positivi. Okay. No, cosa ho detto? Aspetta. Dice sempre questa parola, sì. Fenomenologica. No, aspetta un attimo. È la somma di tutti i termini positivi meno tutti i termini negativi. Allora, nella metrica di Minkowski, di positivo c'è il tempo CT. E allora 1, di negativo ci sono x, y, z, quindi 3. La differenza quanto fa? No, perché ho detto la differenza? È la somma, va bene. Non la differenza, è la somma. Ho detto la differenza sbagliata. La somma fa meno 2 e quindi la metrica di Minkowski è di segnatura meno 2. Adesso ci siamo arrivati. Ora, quindi ecco perché c'è il meno, perché stiamo tenendo conto del fatto che un indice è in alto e l'altro indice è in basso. Aspettare sempre l'argomento. Mi nervosi c'è la parola fenomenologica. Allora, la parola se fosse un'altra, quella è l'accelerazione di cui stiamo parlando. No, qui va bene essere gretti, ma non fino a questo punto. Allora, il concetto è questo. È vero che l'unica cosa che noi sperimentiamo è W doppio, quella che chiamo io accelerazione tridimensionale fenomenologica. D'accordo? Però Einstein ci ha spiegato che esiste anche la quadri accelerazione, che non è il W doppio. E allora dobbiamo metterci d'accordo a vedere due concetti e dargli un nome. Uno può semplicemente dire quella è la parte matematica. Quella è la parte lungo l'asse X. No, perché lungo l'asse X in realtà sarebbe W doppio fratto C quadro. Ma noi sperimentiamo solo W doppio. Va bene? Quindi ci sono diverse piegature, occhio. Ti farà male. Quella lungo l'asse X, sì. E beh, è scritto lì. Invece W doppio è quella che conosciamo noi. Cioè noi diviso C quadro non lo vedremo mai. Perché se ci pensi, W doppio diviso C quadro viene fuori un numero piccolissimo. L'ho detto prima, per esigenze sceniche. No, sceniche sarebbero che quando facciamo il calcolo, se non l'avessimo messo, emergerebbe. E ci dà fastidio, allora lo togliamo. Però notare bene che le cose sono dette abbastanza bene, nel senso che quella che noi sperimentiamo fenomenologicamente, W doppio. Quella che è dentro la struttura del quadri vettore, W doppio fratto C quadro, come componente X. Quindi le cose sono ben chiare e definite. Perché c'è diviso C quadro? Perché lei, componente X dell'accelerazione, della quadri accelerazione, ha già una è già parte strutturale, quindi quel C quadro introduce un pochino di parte strutturale, capite? Voi siete abituati a tagliare le cose col coltello. Ho una cosa bianca. Esatto. No, voglio dire, a tagliare le cose in modo netto. O le cose sono bianche o sono nere. E le 50 sfumature di grigio dove le mettiamo? No, basta che non lo so dire. Ma io infatti non sto brontolando, sto mettendo tutto insieme. E quindi allora mi sono detto, è meglio che la chiamiamo fenomenologica, perché così la capiamo. E adesso non dovrebbe disturbarvi.
Vabbè. Allora, W è la relazione tridimensionale fenomenologica diretta secondo l'asse delle X. La condizione relativistica invariante di accelerazione uniforme deve risiedere nella costanza di un quadriscalare coincidente con W quadro nel riferimento proprio, riferimento K. Allora, il prodotto scalare WI e WI è costante ed è uguale a meno W quadro fratto C alla quarta. Ecco adesso, occorre posizionarsi nel riferimento immobile, riferimento inerziale KIM, al quale è riferito il movimento di chi? Della particella, cioè della pallina. Questo vuol dire che in questo riferimento la velocità relativa va posta a zero, per cui l'equazione che ci dice com'è l'intervallo di evento, cioè che poi sarebbe il tempo proprio, ma vedete, ds non è proprio, non è il tempo proprio è ds fratto c. Quindi se noi scriviamo ds e poi di là c per t di t radice di 1 meno v quadro su c quadro, ds non è il tempo proprio. Il tempo proprio... Dovrebbe essere ds di intervallo, è la variazione dell'intervallo. Sì, ma sto dicendo che... Allora, l'equazione ce l'abbiamo sopra. No, 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 sì, qua. Ecco, questo è il tempo proprio. Allora, se noi abbiamo... Se noi siamo nel sistema K, sistema del capotreno, giusto? E K' è sistema del capostazione, quello che è a terra. Il tempo proprio che vede lui, cioè, questo è il tempo proprio del capostazione, quindi ds fratto c. Non va bene? No, non va bene, perché io ho sempre capito che il tempo proprio fosse quello dell'oggetto in movimento. No, ascolta, ogni osservatore ha il suo tempo proprio. Perché c'è malocopio, che quello è il primo, che devi vedere proprio, ma proprio è mica assoluto, eh. Io ho sempre pensato quando si dice il tempo proprio fosse il tempo dell'oggetto, anche proprio è relativo. Vabbè, basta dire, quindi quello lì non vuole dire proprio il tempo del, è il tempo in riferimento universale di K, eh no, non è così banale. Allora stai a sentire, il punto è questo: abbiamo due sistemi di riferimento, K' e K, quindi abbiamo due osservatori. Di ognuno esiste il tempo proprio di ciascuno. Ci siamo su questo? E quindi allora il tempo proprio di uno, il tempo proprio dell'altro. Tutto lì. Tutto lì. Quindi, allora siamo qua giù. Infatti c'è molta confusione questa relatività, proprio perché le cose sono relative. È una battuta. Allora, ds è uguale c di t radice di 1 meno v quadro su c quadro. Questo è il modo con cui noi rappresentiamo il tempo proprio di K', d'accordo? Però se siamo in KIM, quella v non ci può essere, perché KIM ha la struttura di stare nello stesso stato di moto della particella, quindi la sua velocità relativa è 0. E allora dobbiamo mettere 0 dentro la struttura del tempo proprio di KIM, e quindi e questo qui mi dà CDT, quindi KIM ha il suo DS è CDT ogni volta, no? per ogni istante T. Mi spiace, scusate, che in questo riferimento, nel riferimento immobile, sì, la velocità relativa a questo riferimento, e qui ci siamo, sì. Ora DS è la separazione di eventi, dove? In KIM. In KIM, quindi non c'è velocità, velocità è nulla. Quindi la separazione è data solo da CDT. La separazione è data solo da CDT. Va bene, non capisco perché è modificato, perché è un grande. Perché noi dobbiamo costruire la quadriaccelerazione. Non dipende dalla velocità. Non è che non dipende dalla velocità. Il differenziale della separazione non dipende dallo spazio, ma solo dal tempo. Questo dice che la velocità viene. D'altra parte, perché spazio e tempo vengono intrecciati, entangled dalle trasformazioni? Perché c'è la velocità relativa. Se non ci fosse lei, non si intreccierebbero. Non c'è un DV come tipo comanda che si può scrivere in qualche maniera in KIM, che è un DV. Ma quando dici DV con la velocità? Non c'è DS fratto DT. La velocità come definire? In questo sistema? Esiste in questo? Nelle trasformazioni. Allora, e comunque DS... Se mi dici di una grandezza fisica, mi devi dire in quale riferimento. Ne abbiamo tre, quindi uno di questi. In K è facile, la velocità è la quadrivelocità. Ah, è la quadrivelocità. Ecco. In K primo... La quadrivelocità è come definito? La quadrivelocità è il differenziale del quadriraggio vettore in K diviso ds. Diviso ds? Sì,
aspetta, ma certo, ma il DS deve essere il DS della separazione di K. Ogni K ha il suo DS che poi ma diventa invariante. Per esempio, il quadrilatero vettore in KIM è dato solamente da te. No, adesso andiamo avanti. Adesso qui dovremmo scrivere che cos'è la quadrivelocità in KIM. In KIM la quadrivelocità è UI sopra di XI fratto di S, cioè formalmente è la stessa definizione che abbiamo dato per K. Però sostanzialmente quando andiamo a mettere il DS esplicito, la velocità è il quadriraggio vettore diviso di S. Sì. Dove ti trovi? Giusto? Sì. Qui la velocità è nulla, quindi questo rapporto... No, la quadrivelocità non è nulla, è nulla la velocità relativa. Vedi che mi confondo, per questo bisogna usare le parole. Tu stai parlando di velocità quando dovresti dire quadrivelocità. Quindi la quadrivelocità deve essere... Non è nulla, è nulla la velocità relativa, questa V. E quindi, figlioli miei, chiamiamola velocità fenomenologica, solo lei è nulla, non la quadrivelocità. Voi avete quest'idea. Che, no, ve lo dico, è un pregiudizio comune, che la relatività è soltanto un meccanismo che ha, però le cose che noi conosciamo come esperienza sono, devono ritrovarsi, invece quella è tutto un altro paradigma. Vabbè. Paradigma, però devo pure facendo di capire. Ma io non sto dicendo che non dovete capire, allora, perché la cazzo di quadri velocità nel sistema in moto, comunque, com'è che la definisce? Allora, prendiamo il differenziale del quadriraggio vettore di KIM diviso di S. Allora, perché DS lo trovo al numeratore? Porco Dio! Com'è? DS è dov'è il numeratore? Lì, DS me lo trovo sotto. Dove è? Ma, di cosa, ma dov'è il numeratore? Non capisco. Ma di cosa stai parlando? Avrei capito che fosse un... No, fermo. Duplicitasse quale fosse, guarda, il quadriraggio vettore. Vedi, ma io non l'ho fatto, ma comunque lo facciamo qua, guarda, te lo faccio vedere qua su. Quando noi definiamo che cos'è, ecco, le vedi le definizioni? Queste sono le definizioni della quadrivelocità. Allora, il concetto che voglio dire è questo. Questo rapporto qui, vedi, è quadriraggio vettore x, nella direzione x, soltanto quella componente diviso di s. Allora prendo il dx. Lo divido per cosa? Per C di T radice, che quello è il DS. Ora però qui, questa V, se siamo in KIM, è 0. Allora devo soltanto fare DX fratto C di T. Chiaro? Ferma le macchine. Poi è spostato il DS al numeratore dall'altra parte della radice di qua con T. È fatto questo. No, io non ti ho spostato niente qua. Sì, sì, sì. No, non ti... ma come fai a dirle queste cose? Perché il DS ti è rimasto al numeratore solo. Invece doveva rimanere. Ma cioè tu stai parlando di questo? Questo qui il DS, è giusto, il DS deve stare lì. Il DS è giusto che stia qui. Questo qua è 0, questo qua lo togli, va bene. E viene dx fratto c di t, cioè vx fratto c. E quindi vedi che la quadrivelocità dx fratto c di t. E quindi vx fratto c. Ovvero la quadrivelocità componente x è proprio la parte fenomenologica componente x diviso c, cioè in unità naturali. È la velocità in unità naturali. Quella che a volte viene chiamata beta, se volete chiamarla, rispetto alla velocità relativa. Sì, ma quello a fare che tu hai visto sopra, si riferisce solamente a questo. Sì, soltanto allora, a questo denominatore in cui qui si mette 0. Io vado giù. Ma qua, se tu metti 0 lì... No, caro. È un'altra V questa qua. No, è sempre quella V lì. Ma lo devi fare... Ok, allora io ho capito così. Ma no. Scusa, se qui ci metti 0, no, vabbè, questa roba diventa 1. 1 e va bene. Quindi l'equazione di sotto è dato che DS l'hai portato su e la radice l'hai portato su di qua. Quindi hai DS uguale a DX 0, che è uguale a DS, perché l'hai rovesciato. Ma io non l'ho rovesciato, perché dici che l'ho rovesciato? Perché è rovesciato, perché DS è sopra, non sotto. Ma dove è sopra? Non c'è nessun rapporto, lo vedi che vado giù. Ma immagino un rapporto. Non c'è il rapporto, ecco qua. Questo qua, vedi com'è? Se tu avessi fatto 1 fratto di S... Ma perché? Io non capisco. Qui stiamo dicendo che cos'è il DS in KIM. Il DS in KIM è C di T. Ma come non capisco? Allora, mi fai vedere quella maledetta? Guarda com'è scritto. Mettiti qua a scrivere. Quella sopra com'è scritto? Vado su, quale vuoi, la U? Quella sì, ma quale? Quella del tempo, quella U1, quella del tempo? Sì. U0.
è dx0 fratto di t. Io la scrivo così però. Dx. Dt. No, non puoi scrivere dt perché x0 non è t. Qual è t? X0 è c di t. C di t fratto ds, ok. Allora ds che cos'è? Su tutto ds è uguale a 1 fratto la radice, quello che stai dicendo. Allora io ti dico questo qua, no, vuol dire semplicemente. No, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Di t per la radice è uguale a ds, quello che era scritto lì. Certo. È la stessa equazione. Cazzo, aspetta un quarto d'ora. La stessa equazione, è quella, è solamente scritta ribaltando i cosi, no? Sì, ma però ti faccio notare che questa qui non è finita, perché qui alla V che c'è qui devi mettere uno 0. Se ci metti lo 0, vedi che questa roba ti dà 1. Quindi DS è uguale a CDT. Da tutte le parti lo vedo. Ok, ma è così che non la vedevo. Quindi è semplicemente che l'hai messo al denominatore, basta, non è un problema. Ok, chiaro. Vabbè, l'importante è capirsi. È chiaro. L'importante è capirsi. No. Questo non è corretto. Mi sembri un gesuita. Sei qua e quindi tu devi capire. Cos'è che hai capito? Cazzato, soprattutto questa cosa, quindi è proprio solamente la roba. L'importante è capirsi, non è importante capire. Io cosa ho detto? L'importante è capirsi. Io sono un gran bastardo. Non ho detto l'importante è capire, perché io non c'era niente da capire, scusa. Si può andare avanti, no? Sì, sì, certo. Allora, ricordarsi quindi che il DS in KIM equivale a CDT. Sviluppando l'espressione WI, cosa dobbiamo fare? Qui c'è la sommatoria, dobbiamo sviluppare, quindi viene W0, W0, W1, W1, W2, W2 più W3 sopra, W3 sopra. No? Sì. Ora, questa scrittura, questa espressione, la possiamo interpretare a due livelli. Uno strutturale, l'altro fenomenologico. So che vi rompe le scatole, però è proprio quello il nucleo per me, no? Partiamo dal livello fenomenologico. A livello fenomenologico sappiamo questo fatto qui, che quando scriviamo la quadriaccelerazione in forma controvariante, esplicitamente diventa 0 W diviso C quadro, 0, 0. No? Questa è la WI, ci siete? In modo sì, l'abbiamo, beh, certo, è il problema. Quindi la I va da 0 a 3, quindi quando è W0 coincide con questo 0. Quando è W1 coincide con questo W fratto C quadro. Quando è W2 coincide con questo 0. Quando è W3 coincide con questo 0 qua. Mentre in forma covariante, quindi quando scriviamo la quadrivelocità, scusate, la quadriaccelerazione con l'indice in basso, WI in basso, abbiamo quattro numeri che sono 0. Meno W su C quadro perché abbiamo abbassato l'indice di uno spaziale. Poi 0 perché dovrebbe venire il meno, ma tanto era 0, e poi ancora 0. Per cui quando facciamo il prodotto di piegatura, cioè questo prodotto scalare qui, cosa dobbiamo fare? Sostituire a ogni singolo fattore il prodotto, quando c'è W0, W0, dobbiamo prendere lo 0 del controvariante per lo 0 del covariante, quindi 0 per 0, 0. Poi la X del controvariante, che vale W C quadro, per la X del covariante, che vale meno W C quadro. Il loro risultato dà meno W quadro fratto C alla quarta. E gli altri che sono tutte e due 0, tutte e due 0 vanno via. E quindi il risultato finale è meno W quadro C alla quarta. Questo io lo chiamo fenomenologico, perché è quello più vicino a questo W, che è l'accelerazione che sentirebbe la persona che lancia la pallina, queste cose qua, no? È la forza che diventa. Ora invece andiamo a vedere il livello strutturale. A livello strutturale sappiamo che la quadriaccelerazione è espressa da WI uguale 2, non 2, DUI fratto DS. Questa è la dichiarazione di cos'è la quadriaccelerazione. I componenti, W0 è la DU0 su DS, W1 D1 su DS, W2 DU2 su DS e così via. A questo punto siamo in grado di costruire in modo strutturale ogni W con l'indice, perché prendiamo la quadrivelocità, che sappiamo che è di sopra, no? La dividiamo per DS, solo che adesso il DS che mettiamo qui, che DS ci dobbiamo mettere? Quello generale o quello di KIM? Quello di KIM, cioè è uguale, che è uguale a CDT. Sì, vabbè, va. Sì, ma guarda che è importante, perché come insegnano la relatività, è un obbrobrio, perché vanno in unità naturali, così uno si perde completamente e perde ogni intuizione.
No, io non mi perdo, però l'intuizione la perdi tu. Io invece Ma no, perché la devi vedere come una distanza, allora non lo perdi mai questo concetto. Ma è innaturale guardare un tempo come una distanza. Invece se continuo a guardare come tempo, lo moltiplico per C, c'è una distanza che se ne frega. Va bene, non staremo discutendo queste quisquiglie. No, queste sono proprio strutturali. L'importanza è... l'ha detto lui. Non, vabbè, adesso a questo punto... Ma, lo dico sempre con me, dice, ma noi non ci capiamo. Adesso a questo punto cosa dobbiamo fare? Ecco, dobbiamo prendere DU0 e dividerlo per DS, DU1 e dividerlo per DS, DU2 e dividerlo per DS, DU3 e dividerlo per DS. Allora, prima di fare la D, andiamo a vedere come sono le componenti della quadrivelocità. Allora, U0 da sopra è 1 fratto radice di 1 meno 4 su C quadro. 1 è la Vx tratto C, quindi unità naturale, per la radice di 1 meno V quadro su C quadro. U2 è la Vy fratto C per la radice. U3 è la Vz fratto C per la radice. A questo punto vedete che la cosa importante è capire cos'è questo Vx, questo Vy, questo Vz. Queste tre componenti spaziali della velocità io le chiamo la trivelocità fenomenologica, per capirci. Qui bisogna interpretare correttamente la trivelocità. Nel problema dato solo Vx è diverso da 0 ed è uguale a V piccolo. Inoltre fisicamente il nostro sistema immobile si realizza in questo modo ed è la tecnica che usava Einstein. Esiste un sistema inerziale nel quale sta avvenendo il moto accelerato ed è il sistema K, perché il sistema K si sta spostando rispetto a K' con una velocità relativa che qui non stiamo citando, no? E nel suo interno sta avvenendo questa accelerazione della pallina, della particella. Quindi sta avvenendo il moto accelerato. Adesso usiamo un altro sistema inerziale, il sistema immobile. E in un certo istante possiede uno stato di moto. Che cos'è? In cosa consiste uno stato di moto? In una velocità relativa, ovvero una velocità relativa rispetto a chi? Rispetto al primo sistema inerziale, cioè K. Quindi il sistema immobile, immobile rispetto alla particella che si sta muovendo, non rispetto a K, no? Rispetto a K si muove con una velocità quale? Quella che in quell'istante ha la particella. Esattamente uguale in quell'istante. No, sono velocità fenomenologiche, stiamo analizzando, quindi non metteteci tutto. È una cosa semplicissima. No, aspetta, allora ti sto fuorviando. Allora, cosa stavi dicendo che non ho capito? Che la velocità di sistema immobile visto dal sistema K è dato dalla V piccola, e basta. No, niente, V piccola. È la V piccola, cioè, perché che cos'è la V piccola? La velocità della particella accelerata, no? Quindi il sistema immobile, per vedere immobile la particella, deve avere la stessa velocità della particella. Deve sempre vedere la velocità. Il sistema immobile è la velocità. Ecco, la parola sistema immobile dovremmo capirla così. Il sistema in cui la particella è immobile. Sì, ma tu hai detto K. No, K IM. Il sistema è immobile. No, K' non è K' il sistema immobile. K' è il capostazione. Sì, quindi nel sistema immobile l'accelerazione è sempre... Aspetta, hai detto accelerazione, però volevi dire... No, cos'è? No! Nel sistema immobile che c'entra l'accelerazione? Perché l'accelerazione la vediamo solo in K. Cosa c'entra adesso l'accelerazione? Il sistema immobile è proprio singolare e la particella. Ecco. Hai detto una cosa quasi giusta ma è sbagliata. Sai perché? Perché il sistema immobile non segue la particella. In quell'istante ha la velocità della particella. In quell'istante vede l'accelerazione. No, vede la particella a velocità zero. Quindi con un'accelerazione? No, lui non ce ne frega niente se la vede o no un'accelerazione. È K che vede l'accelerazione. Non vede nessuna accelerazione, se no complichiamo il ragionamento. La mia? La vede l'accelerazione. Il sistema immobile la vede, perché quel sistema immobile è un sistema inerziale che in quell'istante va alla volontà. Ma certo, ma perché? Ma infatti, ma certo che sì, perché una prima immagine del una prima immagine del sistema immobile chi è? K. Allora, oddio!
E vabbè, però poi K, K non segue più la particella, la vede andare. E quindi K immobile è quel K che ogni volta ha la velocità della particella, certo, ma che ci serve come ausilio per ragionare. Quindi non dobbiamo farlo esistere con tutti gli ammenicoli. Quando cazzo ci pare, o meglio, quando cazzo pare a lui. No, mercoledì prossimo ci siamo ancora? Io ci sono. Perché mercoledì prossimo vi porto un brano tratto da Sottile Signore di come si chiama? Pais, Abraham Pais, che sta parlando di Einstein quando introduce questo meccanismo qui, ma non questo che stiamo dicendo noi, ma il fatto di usare i tre sistemi, no? E lo sta facendo quando vuole uscire dalla relatività ristretta. E vi faccio vedere come ve lo porto, così lo discutiamo. No, no, lì è soltanto che Pais riporta bene quello che ha fatto Einstein, in altri punti non riporta per me niente bene, quindi infatti sulla visione generale di Pais io non sono d'accordo per niente. Io l'ho letto. E io l'ho letto per 20 anni di seguito. Quindi ricominciavi? Chi ti ha detto che lo leggevo sequenzialmente? Vabbè, allora. Il segno immobile rispetto al libro. Che in un certo istante possiede uno stato di moto, ovvero una velocità relativa rispetto al primo sistema inerziale, esattamente uguale in quell'istante alla velocità istantanea che in quel momento la particella accelerata possiede. Ecco quindi che in quell'istante la velocità relativa tra il secondo sistema inerziale e la particella accelerata è nulla. In più, come caratteristica... vabbè, se tu stai... no, ti ho visto che ti sei perso un pezzo, sai di che digiti sul tuo coso? Beh, è chiaro che ti sei perso un pezzo. Vabbè, riprendo, non voglio esagerare. Esiste un sistema inerziale nel quale sta avvenendo il moto accelerato, K. Usiamo un altro sistema inerziale, KIM, il sistema immobile, che in un certo istante possiede uno stato di moto, ovvero una velocità relativa, rispetto al primo sistema inerziale, rispetto a K, esattamente uguale in quell'istante alla velocità istantanea che in quel momento la particella accelerata possiede. Commenti? No, K prima non c'entra! Il secondo, in quell'istante la velocità relativa tra il secondo sistema inerziale sarebbe adesso. Allora, aspetta, in questo frangente, solo in questo frangente, sto parlando solo di due sistemi inerziali, quindi primo e secondo. Però il primo è K. Noi gli diamo uno K, se no continuiamo a confonderci. Chiamo. Vabbè, è possibile. E devo cambiare ancora. Scrivi K. Semplice, primo, secondo, sistema, sappiamo qual è. Il secondo sistema. Vabbè, non c'ho voglia di cambiare. Adesso. È più chiaro, il secondo sistema iniziale, io ricordo che avete detto K, K primo e K. Vabbè, allora io l'ho messo online, te lo guardi con calma e poi vedi, e ci fai tu i segnetti per dire questo primo vuol dire K, questo secondo vuol dire. Primo vuol dire K, questo vuol dire. Insomma, se no. Questo lo mettete online dopo che non eravamo visto. Invece l'ho messo prima. Non è colpa mia. Vabbè. In più, come caratteristica che semplifica i calcoli, il sistema inerziale immobile si muove nella stessa direzione del moto accelerato, che per semplificare ulteriormente è il nostro asse spaziale X. Allora, la quadrivelocità diventa U0, che è rimasta quella che è, cioè 1 fratto radice di 1 meno un quadro su C quadro. U1 che aveva Vx, no? Adesso al posto di Vx mettiamo V, la V piccola, fratto C per radice di 1 meno un quadro su C quadro. U2, che adesso la Vy è 0, quindi metto 0 fratto la radice, che poi è 0. U3, che è 0 fratto la radice. Quindi, in pratica, le componenti spaziali Y e Z sono nulle per la quadrivelocità. Usiamo un altro sistema inerziale, che invece è il solito sistema KM. In un certo istante possiede lo stato di moto, ossia la relativa rispetto al primo sistema inerziale. Vabbè, ascolta, ho capito. Allora, ti spiego la genesi di tutto questo cavolo di scritto. All'inizio stavo facendo il problema che ha posto Landau e lui non fa queste distinzioni, non parla di sistemi, fa tutto un casino che se te lo leggi direttamente è ancora più incasinato di qua, no? Poi ho cercato di dare ordine, no? E ho detto, il sistema che ci interessa è K, l'altro sistema è K'. Poi siccome c'è da parlare di questo sistema immobile, un altro sistema inerziale, perché siccome questo sistema immobile sta seguendo
come ha detto lui, la particella, sembra che sia un sistema accelerato. Allora devo dire, no, guarda... Come dici, usiamo un altro sistema inerziale, sì. Perché l'avevi già chiamato, questa frase l'ho aggiunta io per spiegare. Visto che l'aggiungo, aggiungi anche tra parentesi il Kn, così stai usando. E qua dove dici, sai, l'altro possibile dello 0 tra le relative rispetto al primo sistema, aperta la parentesi, K, sistema inerziale, ma lo sappiamo di cosa stiamo cazzo parlando. Esattamente uguale all'istante, quindi qua il rapporto sono sempre i soliti due, poi di K primo tu non stai per là. K primo emerge alla fine, sì, quando vediamo il tempo proprio. Mi sembra che fa parte dei stati due sistemi inerziali, quindi sono sempre i soliti 22, per K e Kn, giusto? K è quello in cui la pallina dà la velocità 0 all'istante 0. Kn invece la velocità 0 di un altro istante. Adesso, questa quadrivelocità è la quadrivelocità come risulta dato il problema in K. Quindi questa è la quadrivelocità. Vedete, le componenti Y e Z sono nulle. La componente temporale è il fattore di contrazione. La componente spaziale X è la velocità fenomenologica diviso C per la radice. Ricordiamoci che siamo sempre a livello strutturale. Calcoliamoci W0. Dobbiamo semplicemente derivare che cosa? U0. E quindi cosa c'è? Non mi sono preso il primo pezzo. Quale pezzo? U0 uguale a 1. Questo. Perché tu dici? Questo? Allora, il quadrivettore di vetro, tutto ci sarebbe il quadrivettore della velocità nel sistema K. Sì. Va bene? Sì. Che vede che cosa? Che vede il sistema Kn, in quel momento la velocità di vetro. No, ma scusa. Perché è tempo T? Perché hai il tempo uguale a 1 qua? Ma dov'è il tempo uguale a 1? Non capisco. È un 0 uguale a 1, porco. È scritto lì, c'è lo stile, come dici che... Ma perché mi dici... Ma scusa, lì c'è il numero 1, non c'è sì. Il tempo. È un 0, non è la velocità. Ma cavolo, l'hai scritto tu qua, è la stessa cosa, guarda qui. Questo qui è un 0, lo vedi? Hai scritto tu 1 fratto la radice di 1 meno V quadro su C quadro. L'hai scritto tu sulla lavagna? Questo qui, chiamalo U0, è lui. Ed è la velocità rispetto al tempo. No. Ascolta, se tu cerchi di capire che cos'è la quadrivelocità guardandola in forma fenomenologica, non ce la farai mai, perché la quadrivelocità è un fatto strutturale. Quindi U0 non è una velocità rispetto a qualcosa, se no ci perdi. Ti sfido, ti lascio fare, ma voglio vedere se ce la fai. Secondo me è impossibile. Allora come ci siamo arrivati? Dove arrivo? Dove nasce? Allora te la faccio rivedere. È lassù in cima, la vedi qua su? Questa. Eccola qua. U0, come costruzione devi fare differenziale del quadriraggio, quale componente è quella temporale, quindi dx0, siamo in forma controvariante, diviso ds. Ora, il dx0 quando lo scrivi è c di t, il ds è c di t per la radice di, allora c di t fratto la c di t va via, eccolo qua, e quindi U0 è questo. È la 4 che tu hai utilizzato mettendo Vz uguale a 0, Vy uguale a 0 e Vz uguale a V. È la 4, la stessa equazione. Sì, ma, queste qui sono quelle generali che non sta dicendo... Certo, metti 0 queste due qui, eccola lì. Ho capito. Un concetto nuovo, invece è sempre la stessa... Scusa, io non posso pensare che aspettativa hai tu. Io sto dicendo una cosa banale. Le componenti della quadrivelocità sono queste. Va bene. Ma siccome sembra nascere da niente, invece vedi la 4. Ecco. Ma poi, scusa. Io avrei scritto così. Sì, ma allora, qui ho riportato la 4. A me non piace dire la 4, le ho messe lì esplicite. Perché tanto la... Allora, aveva senso numerare le equazioni, dire mi riferivo quando scrivevi a mano perché era un casino. Adesso c'ho sta macchina e quindi io lo rimetto qua. Quindi la 4 è questa. Questa è la 4. Però nel concreto la 4 diventa questa. Ricordiamoci che siamo sempre a livello strutturale. Calcoliamoci W0. W0 è la quadrivelocità, componente temporale. Lei è 1 fratto radice di 1 meno v quadro su c quadro, ma non uguale, dobbiamo prendere lei e dividerla per ds, quindi dobbiamo semplicemente derivare questa roba qui, derivare, fare la derivata. Sì, ho sbagliato perché è nella foga. Questa qui è la quadri accelerazione, però questa qui è la quadri a velocità, la u0, quindi dobbiamo fare du0 fratto ds, no? Però qui adesso siamo dentro
la situazione non più ma sì, perché lui mi... siamo dentro K, siamo in K, quindi per questo stavo dicendo in K il tempo si chiama T, quindi deriviamo rispetto a T, sì, perché il tempo è quello fenomenologico. Cioè, in K l'osservatore vede un tempo, ognuno di noi nel proprio sistema di riferimento vede il tempo, no? Quindi dobbiamo derivare questo rispetto al tempo, solo che per derivare questo rispetto al tempo dobbiamo vedere la velocità che dipende dal tempo, in modo che anche la macchina sappia fare. Quindi dobbiamo scriverla 1 fratto radice di 1 meno v di t al quadrato fratto c quadro, cioè con la dipendenza dal tempo fenomenologico esplicitata, e quindi con v funzione esplicita del tempo t, v di t. La derivata calcolata diventa questa, quindi se voi fate il calcolo di questa derivata vi viene sta roba qui. Ora, se questa è la derivata calcolata, cioè la derivata, vuol dire che questa qui è la componente temporale dell'accelerazione, della quadriaccelerazione. Ora, dobbiamo interpretare cos'è v' di t. V' di t fenomenologicamente è l'accelerazione fenomenologica, quella normale, quella newtoniana, no? Essa è l'accelerazione però come componente temporale. Ma il problema ci dà un dato, ci dice la componente temporale della quadriaccelerazione è nulla. E allora è chiaro che dobbiamo mettere al posto di v' t 0. Ma mettendo qui v' t 0, tutto diventa 0 e allora arriviamo proprio a quello che dovevamo avere, cioè che la componente temporale di v' 0 è nulla. Per cui tutta l'espressione si annulla, come deve essere. Sto cercando di chiarire perché, se no potevo scrivere lì era 0 senza quella pappardella. Io sinceramente vi dico, prendetevi il notebook e ve lo guardate con calma, poi correggete dove dovete correggere, o sul notebook o su quello che pensate. Adesso che abbiamo... questo qua sarebbe V0. V0. Sì. È 0. Adesso vediamo cos'è V1, perché sappiamo già che V2 e V3 sono nulli. Per cui di tutto sto ambaradan ci rimane l'equazione V1 uguale di U1 su DS, che vuol dire derivata rispetto a S di U1, che è questo V qua. Allora, dobbiamo porre la parte strutturale, che è questa qui, questa io la chiamo la parte strutturale della quadriaccelerazione, uguale alla parte fenomenologica, che è questa qua. Quindi dobbiamo dire che questo è uguale a questo, eccolo qua. Abbiamo l'equazione. Perché sono la stessa W1. Il problema ci ha detto, guarda che la W1 è questa. La teoria di Einstein ci sta dicendo, guarda che la W1 è questa. Ah, queste due cose devono essere uguali, sei d'accordo? Vedi, si chiama legge, regola transitiva, no? Se questa è uguale a questo e questo è uguale a questo, questo è uguale a quello, no? Se A è uguale a B e B è uguale a C, A è uguale a C. La legge non è fare i numeri, però il fenomeno logico particolare non c'è nessun problema. Allora quindi l'equazione diventa questa. Solo che faccio notare che c'è ancora una piccola contaminazione strutturale. Abbiamo DS e noi la separazione dei eventi non abbiamo nessun senso che ce la faccia sperimentare. Quindi per noi è una cosa che non c'è, è strutturale. Non la vediamo, chiaro, noumenica. Per toglierla dobbiamo sostituirla con C di T. Ovviamente anche la C noi non la vediamo perché è troppo veloce, no? Però il DT, il famoso DT, il tempo, neppure lo vediamo, però abbiamo gli orologi. Ecco, così ci siamo. Allora, cosa dobbiamo fare? Ecco quindi l'equazione fenomenologica che dobbiamo integrare. Derivata rispetto al tempo. Qui c'era a fianco un C. L'ho messo dentro, così questa C è diventata C quadro. E qui avete V fratto radice di 1 meno V quadro su C quadro. Ecco, se qui pigliavamo invece che V doppio fratto C quadro, soltanto V doppio, mi usciva fuori questo C quadro. Invece avendolo qui messo diviso C quadro, questi due vanno via. Vanno via e quindi la... cosa gli è successo sto coso? No, gli è successo qualcosa di strano. Vabbè, non riesco più a muoverlo. Vabbè. Insomma, in definitiva l'equazione nostra diventa questa, derivata rispetto al tempo di V fratto 1 meno V quadro su C quadro per V doppio. Vedete che questa finalmente non ci sono più tanti ammenicoli, a parte quel... Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo risolvere questa equazione differenziale. Come procediamo? Separiamo le variabili. Quindi questa D la colleghiamo direttamente a tutta questa struttura e il DT la colleghiamo al W T. E allora integriamo, qui non ho fatto vedere l'integrale, no? Però se integrate un differenziale... La cosa che state per differenziare
è il risultato dell'integrante. Ok, mi chiedo perché non hai fatto come nel cavo spaziale, non hai derivato rispetto a lui. Rispetto? Derivato qua dentro di prendere il derivato. Aspetta, sì. Prendere la vecchia definizione. Devo fare una cosa strana, devo chiudere e riaprirlo, perché ho perso un coso che... Vedete che prima non si vedeva questo ascensore qua, non so perché l'ha perso. Cosa che mi stavi dicendo che io non ho capito? Quando hai cercato dov'è che hai fatto la derivata rispetto a il derivato rispetto a t, tenendo presente che v era v di t. Ma nell'equazione ho... Vado su? Era questo problema. Qui hai derivato, hai detto, questa qua è la mia, ricordiamo, V0. Ma questa è la parte temporale. Ciò, perché nella parte spaziale non hai usato questo procedimento? Perché come facevo a usarla? Che ne so, derivare rispetto... A chi? Allo spazio? A Vt. Cos'è Vt? Perché tu V per te è V doppio, cos'è Vt? No, come hai fatto su, come hai fatto? Sentiraci. Qui non hai detto deriviamo... Allora, qua, qui, derivato. Ho fatto una cosa semplicissima. Questa V, che di solito è una costante, è una variabile e dipende dal tempo. E ho messo la legge esplicita. Poi ho derivato proprio la struttura. Ecco. Adesso, aspetta, ho capito. Adesso voglio vedere cosa mi stai dicendo tu qua. Devo intervenire dove? A questo livello qui? Cioè devo mettere... No, lì hai già risolto il problema. Allora vediamo un po' più su. Qui... dicendo che hai messo questa roba. Se tu vai sopra, un attimo sopra. Ci vado sopra e devo capire. Questo qua, ferma di me. Questo, V. Un doppio? Cosa mi dicevi di fare? Chi metto dipendente da chi? V di S? S non è un oggetto che posso usare, perché non mi appare nei sensi. Perché prima non mi diceva su? Perché T è un oggetto che mi appare. T è il tempo fenomenologico che lo uso. Siamo in condizioni completamente diverse. Tu era V0, era V doppio 0. Era V doppio 0. Anzi, U0. Era U0. Tu devi derivare U0 rispetto a DT. No. Qua. Qui dobbiamo calcolare. Rispetto al tempo. Qui tu hai avuto due ragioni. Qua hai derivato rispetto a T, là rispetto ad S. No, non rispetto a S. Io S qui non lo sto... Lo sto indicando, ma non lo sto usando. È derivato, fa il rapporto differenziale su di S, l'anno e su di T, giusto? Sono due logiche diverse. Infatti qui devi uguagliare il differenziale e poi devi fare un integrale, altrimenti non lo devi fare. Ma lì stavo soltanto andando a vedere chi era la componente temporale della quadriaccelerazione. Non stai facendo qua. No, qui non sto facendo la stessa cosa, qui sto facendo un'altra cosa. No, qui sto facendo un'altra cosa. Qui sto facendo che cosa? Una volta che ho capito che cos'è W1, vedete, W1 c'ho due modi di vederlo, strutturale e fenomenologico. Quando ho capito cos'è W1... Quello che hai fatto l'ho visto. Ma là è derivato rispetto a D, qua è rispetto a DS. Allora, se non va bene... No, non ho derivato rispetto a DS, ma perché mi dici questo? Ma c'è scritto qua. U' di, cioè differenziale di U' di DS, c'è scritto... Non c'è scritto, allora cancello, ma lì c'è scritto delta di U primo, allora, di S, faccio... mentre là hai fatto di U0 su di T. Allora ascolta, posso dire una cosa? Qui dobbiamo calcolarci W0. Come regola teorica è di U0 fratto di S. Sì, quindi è la stessa cosa. Questo sto cercando di dirti, perché non l'hai fatto anche lì? Ma perché sì. Non sono uguali i due ragionamenti. Ma non è vero, ho fatto la stessa cosa anche qua. No, sì. Lì l'hai fatto uguale. No, ascolta. Di S, l'hai fatto su di T. Ma no signore, l'ho fatta, guarda un po'. Fammi arrivare al punto che devo arrivare. Sì. Allora. Eccolo qua. Vedi, W1 è questo oggetto qui che si chiama U1 diviso di S. Mm. Quindi ho fatto la stessa cosa. No, là hai fatto U0 su di T, che hai messo al posto di no, DS di T. Ti stai sbagliando, ma perché? Sì, non hai scritto, io non sto inventando. No. Ma guarda come hai fatto qua. Fammi, hai detto. Sì, che aspetta, devi fammi, derivare... fammi andare un po' su. Ecco. Vedi cos'è U0? È questo. Allora, W0 cos'è? DU0 fratto di S. Va bene. Va bene? Ecco. Adesso però devo sostituire al posto di DS CDT. Perché? Li fai così.
L'ho fatto da tutte e due le parti. Di là è tutto integrale. L'ho fatto da tutte e due. Vedi, quando arrivo qui, il DS gli metto il CDT. Ho fatto la stessa cosa. Però tu non stai vedendo che stiamo facendo due cose diverse. Qui ci sono due obiettivi diversi. Qui volevo capire che cos'era la quadri accelerazione componente temporale. Quando ho capito che è nulla, basta, ho capito quello che mi serviva. E non devo integrare. Cosa integro? Lo zero? Capisci? Non mi interessa più. È chiaro cosa ho fatto, cioè ho seguito lo stesso metodo, però qui avevo come obiettivo di capire cos'era la quadri accelerazione temporale. Qui invece, seguendo lo stesso metodo, arrivo a impostare un'equazione differenziale tra la forma di quadri accelerazione spaziale e il dato del problema. Quindi legandole insieme ottengo un'equazione differenziale. Questa equazione differenziale mi permette di esprimere la velocità in funzione dell'accelerazione e del tempo. E cavoli! Quindi ho usato gli stessi metodi. Hai eseguito il differenziale, invece qua hai usato un'altra cosa. E poi hai integrato su due sistemi sostanzialmente diversi. Non hai detto che vorrei coincidere. Come coincidere? Uno è temporale, l'altro è spaziale. Come fanno a coincidere i risultati? Cosa io vorrei coincidere. Questo tipo di accelerazione fatto qua dentro dovrebbe portare alla stessa risultato. No, sai perché? Perché mentre posso mettere la legge della velocità dipendente dal tempo, quando siamo sullo stesso quadro fenomenologico, qui chi metto? La velocità dipendente da S? Capisci? Sì, perché mi dice che DS vuole DT. Sì, ma non è così banale, non posso metterci la dipendenza funzionale da S, capito? L'abbiamo derivato. Ma scusa, adesso tu stai riassumendo e riparti dicendo che ho usato due metodi diversi. Sì. Ti ho appena fatto vedere che ho usato lo stesso metodo, quindi non ci stiamo mettendo d'accordo. No, non hai fatto l'integrale, poi è derivato la funzione. Ma ho trovato zero! Ho capito, ma comunque non hai fatto integrale. Ecco, qua invece hai dovuto portare dentro quell'altra cosa, dov'è che era quella roba lì che è scritto, che poi alla fine su quelle cose. Vabbè, comunque, ciao. Cioè, perché con questa domanda ha distrutto tutto il lavoro che stavo facendo oggi, anzi anche l'obiettivo, perché vuol dire, noi il problema diceva, me lo dici cosa fa un moto relativistico uniformemente accelerato? E io per dirlo devo dare la legge oraria. La legge oraria è spazio in funzione del tempo e siamo a livello fenomenologico. E l'altra legge è velocità in funzione del tempo. E quindi io devo dare come risultati cosa fa la velocità e cosa fa lo spazio. Ma proprio come lavori, come devo dire, a livello come siamo abituati, no? Cioè con il tempo separato dallo spazio, capito? E quindi devo chiamarlo fenomenologico, non c'è altra parola ci dentro. Quindi se io devo trovare questa legge, non posso fare altro che quello. Però questa legge è la stessa che ho usato sopra, è la stessa. Sopra eravamo di fronte a W0. W0 come si calcola? Prendi la componente della quadri velocità temporale, U0, ne fai il differenziale, lo dividi per DS e quella è W0. Quando fai questo lavoro ti accorgi che U0 è questo oggetto qua. Quando lo dividi per DS è come dividerlo per CDT e quindi quello equivale a dire sto facendo la derivata rispetto al tempo. Con questa C che non compare. Allora uno dice, momento, se tu stai facendo la derivata rispetto al tempo e la V è una velocità che dipende dal tempo, puoi scrivere esplicitamente e fare formalmente il calcolo della derivata. Quando abbiamo fatto questo calcolo di derivata, ci accorgiamo che quello che a livello fenomenologico si chiama accelerazione compare ed è V' di T. Ma questo V' di T non può essere diverso da zero, perché se no non saremmo dentro questo problema, perché questo problema ci ha dato che come componente temporale della W0 è nulla, allora quel V' di T deve essere nullo. Okay. E così tutta quella struttura si annulla. Quello che sto dicendo qua, in queste persone qua, V1 che è uguale a D su DS di questo lato, sì? Tu potresti mettere al posto di DS, ecco, qui, andare avanti come prima. Non è, perché qui emerge, guarda cosa emerge. Vabbè, allora senti, visto che lo dici, lo faccio
lo faccio e vediamo cosa viene fuori da quello che dici tu. Ah, un attimo, fammi arrivare al tempo. Allora, quindi prima questo, poi farlo diventare la forma giusta. Lo divide in mie curve o no? Come quando ora prendi questo in fase di raffreddamento. Cosa fa? Perché non mi fa il lavoro? Che cavolo fa? Vabbè, non lo so perché non me lo... Allora, vabbè, lo aggiusto io comunque. E il concetto è che dovrebbe essere diviso CDT, no? Quindi, aspetta che devo fare tutte le cose. 1 meno V quadro C quadro. Questo è quello che si chiama U1. Poi il DS vorrebbe dire avere ancora qui 1 fratto C, che è la parte, e poi il DT. Allora, il DT lo chiamo derivata rispetto al tempo, qui la devo scrivere così, rispetto al tempo, però se faccio così devo mettere la dipendenza funzionale, e allora la dipendenza funzionale diventa che VDT, e tu mi stai dicendo che questa cosa, io mi aspetto, sì, adesso vediamo cosa succede, sì. Adesso calcoliamo, track. E mi ha dato ecco, oh. Adesso siamo di fronte a un problema, perché W' è nullo. Capito? E quindi per cui ti deve arrampicare di là. Allora, aspetta, ecco perché le parole qui, e oltretutto anche la mia arzigogolatura di dire fenomenologico e strutturale, hanno un motivo serio. Perché se facciamo formalmente quello che mi hai detto tu, e arriviamo qui e se continuo l'interpretazione che ho fatto prima, W' di T devo metterlo uguale a 0. Qui metto 0, qui metto 0. E mi perdo. Allora ci aspetta, torniamo indietro. No, aspetta, allora aspetta, perché mi perdo? Perché ho messo esplicitamente la dipendenza temporale, capito? E allora non ho tenuto conto del fatto strutturale che DS non è CDT, capito? È CDT nel sistema immobile, ma non in K. In K il DS è CDT per la radice di 1 meno un quadro su C quadro. E questo non lo so più esprimere. Ma ci sto arrivando, te lo sto dicendo. Se vuoi facciamo quella correzione che ho appena detto, vediamo cosa succede. Allora, quindi ho detto che uno fratto il DS è qua, DT, quindi qua, qui davanti devo mettere lo devo per forza mettere qui dentro, e allora la derivata che viene fuori mi porta sempre a zero, mi porta sempre a zero, vedi? Quindi allora qui non è un problema banale di semplice sostituzione di cose, è un problema semantico, cioè di interpretazione. Vale a dire, tu se sei nella componente temporale puoi mettere esplicita la dipendenza dal tempo fenomenologico, ma se sei nella parte spaziale il mix del DS non lo puoi sciogliere, c'è un entanglement tra lo spazio X e lo spazio T che non puoi sciogliere. E allora uno dice, bene, allora non possiamo far niente, no. Facciamo questo lavoro qui che è e questo lavoro qui ci porta al risultato. Uno a questo punto dice, ma cosa faccio io? E chi ti dice che prima questi due aspetti erano stati? Ce lo dice, sì, ma ce lo dice il fatto che siamo nella componente temporale. La componente temporale, che sembra un fatto formale, invece è uno status ontologico, e quindi nelle componenti temporali tu puoi mettere la dipendenza temporale dal tempo fenomenologico, perché non c'è nessuna mediazione. Invece quando sei nella componente spaziale non puoi mettere tu cur la dipendenza temporale, perché la dipendenza temporale è mediata dallo spazio. Bella, scritta libera, perché io te l'ho tirato fuori, lì ho scritto, guarda, ci muove soltanto sulla SIX. Cosa? E questa è la ragione per cui? Tu dici che ci muove soltanto sulla SIX. Non è un'altra cosa. Aspetta. Sì, cioè hai mezzo intuito, cioè il concetto è questo, quando noi ci muoviamo sull'asse X succede che lo spazio e il tempo diventano equivalenti, no? Infatti nelle trasformazioni di Einstein-Lorentz c'è simmetria tra spazio e tempo, cioè tra lo spazio di movimento e il tempo, è in questo senso che hai citato la X, d'accordo? E infatti qui vedete che è la X che ci dà il problema e non la Y e la Z che sono i trasversali. Infatti una volta avevo fatto vedere quella struttura, che però non mi avete... in cui vi facevo vedere che c'era la parte temporale,
la parte X e la parte Y trasversale che aveva una specie di parte temporale per la trasversalità. E lo zio, non ve ne ricordate, qualche anno fa. Comunque, ho capito che devo metterla in chiaro questa roba qui, ma questo è un esercizio, bimbo mio, non è un trattato logicus philosophicus. È vero che, però, voglio dire, è che fa. Allora bisognerebbe produrre operando. Allora sì, forse ce la faccio. Cioè, nel senso che tu mi fai uscire fuori questa cosa che te l'ho chiarita. La sì, vabbè, d'accordo, c'ho in testa, però vabbè, ormai l'ho già pubblicata così, non ci vuole niente. Qual è la cosa adesso? No, adesso stai freddo, viaggiando. No, la cosa adesso lui l'ha chiesta, facciamo. Adesso l'ha capita, dice, adesso ha visto che c'era un'intesa, ecco, allora sei interessato. La cosa è questa, vedete, quando voi dite che WI, la quadri accelerazione, con questa benedetta I che corre da 0 a 1 a 2 a 3, no? Ed è la struttura, non è soltanto la scrittura così banale, perché questa è la componente temporale, questa è la componente spaziale X, questa è la componente spaziale Y, questa è la componente spaziale Z. Ma quando scriviamo una cosa così, per noi è facile andare da una parte all'altra, ma per la realtà fisica, se noi stiamo mettendo a fuoco la componente temporale, siamo in una situazione ontologica diversa che quando siamo nella componente spaziale, nella componente spaziale Y, nella componente spaziale Z. E questo di solito uno non c'ha l'intuito di starci attento, no? E allora emerge dal calcolo che certi tipi di calcolo ti portano a un vicolo cieco e altri invece si sviluppano. E lui infatti si stupiva perché diceva: guarda che tu hai usato due metodi diversi. Entro certi limiti ho usato due metodi diversi? No, ho usato lo stesso metodo, però lo stesso metodo in un caso l'ho usato per far vedere che stando nello stesso status ontologico temporale era corretto che la componente di accelerazione temporale fosse nulla e quindi non dovevo integrare perché non dovevo far emergere altro che era nulla e quindi il dato del problema era coerente con la struttura della teoria. Nell'altro caso io sono andato avanti fino a un certo punto con lo stesso metodo, poi quando avrei dovuto fare come dice lui, di mettere qui la dipendenza funzionale della velocità dalla S, cioè dalla separazione, non l'ho fatto e mi sono fermato. E cosa ho fatto? Ho preso la parte strutturale, che è quella di sinistra, senza il D su di S, della quadrivelocità, e la parte fenomenologica, cioè il dato del problema, che è la parte di destra, e le ho messe a confronto. Quello uguale. E la famosa è come uno specchio, no? Riflessione. Ho messo in riflessione la struttura con il fenomeno. E siccome noi non possiamo agire sulla struttura, né tantomeno sul fenomeno, però sul fenomeno possiamo modificare le cose come ci ha insegnato Galileo, no? Galilei. Il fenomeno possiamo metterlo sotto controllo, ma la generazione del fenomeno no. Perché il fenomeno viene generato dalla struttura. E non solo, la struttura manco sappiamo se, che cosa sia, se esiste o non esiste, infatti è uno dei grossi problemi, no? Allora, ecco che facciamo un confrontare le due cose, quindi la famosa piegatura. Faccio adattare la parte strutturale piegandola, e faccio adattare la parte fenomenologica piegandola. L'effetto di piegatura è quello uguale, no? E a quel punto ho la possibilità di lavorare e fare la... questo processo di... Quindi scusa, quello che tu dicevi, che io ti avevo chiesto prima come mai mettevi uguale strutturale a fenomenologico, c'è di mezzo il fatto che si piegano uno verso l'altro. La piegatura. Cioè, infatti, adesso chiudo così. Siccome vi ho detto una volta, no, che la piegatura è una piegatura universale, quando parlo della piegatura, e la coscienza è il prodotto di questa piegatura universale, il concetto è questo, pensate un po', c'è la struttura che è inconoscibile. C'è il fenomeno che noi lo vediamo con i nostri sensi. È inconoscibile. Però attenzione, quando dico questa è la parte strutturale, è l'ombra della struttura, non la vera struttura. La vera struttura è tutto lo sviluppo della fisica da qui a qualche milione di anni. E dov'è? Capisci? Non ce l'abbiamo davanti. Tutta la teoria fisica che verrà prodotta. Capito? Quindi questa è ancora soltanto un'ombra della struttura. Quindi
Cioè, io sto dando il senso intuitivo che quella è la parte strutturale, ma la vera parte strutturale non c'è nessun uomo su questo pianeta che te la sa dare. E penso neppure in tutta la galassia. Non è raggiungibile. Se dici non è raggiungibile, dai uno status, e che ne so, anche inconoscibile non lo dovrei dire, no? Però mi baso sui filosofi precedenti, noumeno vuol dire questo, no? Inconoscibile. Ma non che in assoluto non lo conosci, adesso non lo stai conoscendo. Cioè, lo capite che noi siamo in divenire, quindi come fai a parlare di una realtà che ti cambia continuamente sotto il naso? No? Non avevate pensato? Sì, io la capisco più facilmente dicendo che lì non potevo sostituire il DS con DT perché stavi derivando non rispetto solamente alla parte temporale, ma anche alla parte spaziale, quindi devi trascinare il DS e quindi trascinare la vita di lì. Qui poi lo ripulisci però. Ma lo ripulisco quando ormai posso ripulirlo, capito? Certo, ripulisci e diciamo. Però poi vedi. Sai, avendo una piccola formazione matematica. Vabbè, allora, no, allora aspetta, allora forse ti posso far vedere una cosa così sei contento. Questo livello lo possiamo fare proprio a manina, aspetta. Sono tipico. Si sta ripromettendo di non venire mai. Allora, arrivare qui verso le 10, un'ora si chiariscono. Allora, guarda un po', guardate un po' se non senza utilità. Guardate un po' se lo sto scrivendo giusto. Allora, VDT C quadro 1 meno VDT al quadrato fratto C quadro. Questo qui deve essere uguale a questa parte qui. Lo è? Adesso ve li metto a confronto. Sono uguali, no? Okay. Solo che ho messo le dipendenze temporali. Quindi questa è la derivata, uguale V minuscolo, fratto C quadro. Ecco, adesso posso far eseguire alla macchina la derivata. No, è un attimo, fammi fare la derivata. Ecco, adesso vedete questa roba qui, non posso più dire che V' di T è nulla, perché siamo nella parte spaziale. Allora dico, questa è un'incognita, devo risolvere questa... Allora sono cazzi. No, questa è... Questa è un'equazione differenziale. Vediamo se cosa mi dà, se riesce. No, non riuscirà a fare niente. No, questa è un'equazione differenziale, però è un'equazione differenziale non lineare. Ecco. E allora track, ci prova. Me l'ha integrata. Me l'ha integrata. Interessante questo fatto qui, me l'ha integrata. Io pensavo che non l'avrebbe fatto. Sarebbe morto, ci sono costanti dappertutto. Beh, certo, c'è una costante di integrazione C1, che una sola, perché abbiamo una sola volta, no? Perché V è. Eh sì, che è stupido. Non è un'equazione differenziale del secondo ordine, del primo ordine, quindi è giusto, ce l'ha fatta. Vabbè, me l'ha integrata. E infatti questa mi dice com'è la velocità. Adesso se questa la integro ancora, mi dà lo spazio. Va bene, sì, non lo so come riassumere quello che lui mi dice di metterli dentro, perché ci vuole... No, l'hai riassunto perfettamente. Interessante, no, tutto questo lavoro? Questa è l'applicatura, c'era qua... Non viene, Jenny, cosa ci posso fare? Va bene.